come matricola dell'anno. Ora tutto il mondo sa che noi Sixers e la città di Philadelphia posseggono uno dei più eccitanti, entusiasmanti, coraggiosi giocatori della NBA. Nonostante i grandi traguardi personali raggiunti, Allen Iverson era ancora considerato da tantissimi un giocatore egoista. Ha detto bene Charles Barkley, io, me stesso e Iverson. E molti lo ritenevano quel tipo di giocatore, forse non del tutto a torto. E anche il miglior momento della stagione da matricola lo mise in cattiva luce. Sfidò Michael Jordan quando lo incontrò per la prima volta, dicendo che non lo temeva, che poteva giocare contro chiunque. La gente interpretò le sue parole come un'offesa. Come osa sfidare Jordan? Chi è Allen Iverson per parlare in questo modo? E quando qualcuno offendeva Jordan, offendeva tutta l'America. L'incidente con Michael fu solo l'inizio di una serie di problemi. Sentivo gente che diceva: pensa di poter offendere Jordan, chi pensa di essere? E ce l'avevano tutti con me. Non finiva mai. Prima di conoscerlo, mi ero fatto una brutta immagine di Allen. Era un tipo che non volevo nella mia squadra, ma non lo conoscevo di persona. Avevo solo sentito tanta gente parlare male di lui. Per peggiorare le cose, i Sixers vinsero solo 22 gare e nell'estate del 97 cercarono altre soluzioni. Sono felice di presentarvi il nuovo coach dei Philadelphia 76ers, Larry Brown. Larry Brown impersonifica la tradizione. Lo scontro con Allen pareva sicuro. Non credo sia esagerato dire che vengono da due mondi diversi. Il sessantenne con la sua reputazione di allenatore a giusta squadre e la giovane stella hip hop che vuole fare di testa sua. Due mondi che si scontravano. Brown voleva un giocatore di squadra. Iverson voleva essere la squadra. Quando iniziai ad allenarlo, pensai subito che fosse un grande atleta, ma che non sapesse giocare. Non credo avesse mai saputo giocare. Ma nonostante tutto, Brown era intrigato. In campo lottava e sapevo che voleva solo vincere. Non sempre ci provava nel modo giusto, ma non c'erano dubbi che fosse un lottatore nato. Contro ogni regola e abitudine, Brown mise Iverson nel ruolo di guardia. Potevi sentire e odorare i critici e i cinici. Allen Iverson non può giocare guardia, è troppo piccolo, lo uccideranno in uno contro uno. E Brown rispondeva: sapete cosa c'è? Saranno gli altri ad avere un sacco di problemi contro di lui, molti più di quanti ne avremo noi. Brown aveva ragione. Allen in action, shakes to the right, gets two! Iverson, the backcourt cut. What a play by Allen Iverson as he wrapped it around the rim and curled it home. Brown si liberò di tutti i giocatori che aveva ereditato con la sola eccezione di Iverson. Attorno a lui costruì una squadra di giocatori altruisti e gregari. Fu una grande idea quella di dare via libera alla creatività di Allen, fargli fare quello che sapeva fare. Rebound volleyball by Ori, but it's taken off over there by Davis. Wrap around pass behind the back, underneath, great play. What a play by Iverson. That's Allen Iverson at his best. Vedevo che stava cambiando, migliorando. Vedevo Allen fare piccoli passi in avanti, uno alla volta. Six to shoot, Mark Jackson with the ball in the backcourt. Iverson knocked it away, and Smith's fine for it. Al, what a hustling play by Iverson, and a tremendous effort. I mean, fantastic. And the Sixers air McKee wide open. Con Iverson leader massimo, i Sixers iniziarono a riflettere la sua personalità. And they're on their feet. This house is rocking. E anche se i due non andavano sempre d'accordo, Philadelphia cominciò a migliorare. Nel 98, 31 vittorie. Nel 99, una stagione vincente.